Suo timore e si fa modello delle anime consacrate al Signore. O Madre Celeste, io la tua povera figlia sento l'irresistibile bisogno di stare con te, di seguire i tuoi passi, di vedere le tue azioni per copiarle, farmi il modello e riservarle come guida della mia vita. Sento tanto il bisogno di essere guidata perché da me non so far nulla, ma con la mamma che tanto mi ama saprò fare anche la divina volontà. Figlia mia cara, il mio ardente desiderio è di farti spettatrice delle mie azioni, affinché tu ti innamori ed imiti la mamma tua. Perciò dammi la tua mano nella mia, io mi sentirò felice di avere la figlia mia insieme con me. Onde prestami attenzione e ascolta. Io lasciai la casa di Nazareth accompagnata dai miei santi genitori. Nel lasciarla voglio dare un ultimo sguardo a quella casetta dove ero nata, per ringraziare il mio creatore di avermi dato un luogo dove nascere, per lasciarla nella divina volontà, affinché la mia infanzia e tanti cari ricordi, perché essendo io piena di ragione e tutto comprendevo, fossero tutti custoditi nella divina volontà e depositati in essa come penne del mio amore verso colui che mi aveva creato. Figlia mia, il ringraziare il Signore e deporre i nostri atti nelle sue mani come pegni del nostro amore sono nuovi canali di grazia e comunicazioni che si aprono tra Dio e l'anima, e l'omaggio più bello che si può rendere a chi tanto ci ama. Perciò impara da me a ringraziare il Signore di tutto ciò che dispone di te e di tutto ciò che stai per compiere, sia la tua parola, grazie, oh Signore, e depongo tutto nelle tue mani. Ora, mentre tutto lasciai nel fiat divino, siccome regnava in me e mai mi lasciò un istante della mia vita, io lo portavo come trionfo nella piccola anima. Ed oh, il prodigio di mio volere, con la sua virtù conservatrice manteneva l'ordine di tutti gli atti miei, piccoli e grandi, e come in atto dentro di me, come in trionfo suo e mio, sicché mai perdetti la memoria di un solo mio atto. E questo mi dava tanta gloria ed amore che mi sentivo regina, perché ogni mio atto fatto nella divina volontà era più che sole, ed io ero tempestata di luce, felicità, di gioie, essa mi portava il suo paradiso. Figlia mia, il vivere di volontà divina dovrebbe essere il desiderio, il sospiro e quasi la passione di tutti, tanta è la bellezza che si acquista e il bene che si sente. Tutto all'opposto della volontà umana, essa ha virtù di amareggiare la povera creatura, l'opprime, le forma la notte, ed essa cammina a tentoni, va sempre zoppicando nel bene, e molte volte perde la memoria del poco bene che ha fatto. Ora, figlia mia, io partì dalla casa paterna con coraggio e distacco, perché io guardai solo il volere divino, in cui tenevo fissato il mio cuore, e ciò mi bastò per tutto. Ma mentre camminavo per andare al tempio, guardai tutta la creazione ed oh meraviglia, sentii il palpito della divina volontà nel sole, nel vento, nelle stelle, nel cielo, e fin sotto i miei passi me la sentii palpitante. Ed il fiat divino che regnava in me comandò alla creazione tutta, che come vero lo nascondeva, che tutti si inchinassero e mi facessero onori di regina, e tutti si inchinarono dandomi segni di sudditanza. Perfino il piccolo fiorellino del campo non si risparmiò di darmi il suo piccolo omaggio. Io mettevo tutto in festa, e quando per necessità uscivo dall'abitato, la creazione si metteva in atto di darmi segni d'onore, ed io ero costretta a comandare che stessero al loro posto e seguissero l'ordine del nostro creatore.
Ora ascolta la mamma tua. Dimmi, nel tuo cuore senti la gioia, la pace, il distacco da tutto e da tutti ed il coraggio che tutto puoi fare per compiere la divina volontà in modo da sentire di festa continua? Figlia mia, la pace, il distacco, il coraggio formano il vuoto nell'anima dove può prendere posto la divina volontà. Ed essa, essendo intangibile di ogni pena, porta la festa perenne nella creatura. Perciò coraggio, figlia mia, dimmi che vuoi vivere di volontà divina e la tua mamma ci penserà tutto. Ora ti attendo nella prossima meditazione per dirti il modo come comportarti nel tempo. Beh, qui come sempre faremo uno sforzo titanico a contenere in breve, ci potremmo stare penso fino a Natale, sarebbe insomma tempo ottimamente impiegato fino all'esaurimento delle risorse delle corde vocali, insomma, perché credo che abbiate notato alcuni passaggi. Prenderemo 3-4 che sono assolutamente fondamentali. Guarda, innanzitutto qui è veramente sorprendente, sono sempre le sorprese della divina volontà, perché questa meditazione cade casualmente oggi, diciamo così, casualmente sempre tra virgolette. Abbiamo da poco celebrato la festa di Maria Bambina introdotta nel tempio il 31 novembre e abbiamo celebrato la messa in onore di Maria Regina, che sono i due argomenti di cui si parla in questa meditazione. Io, insomma, mi piace sottolineare queste cose perché, cioè, la vita, se uno fa attenzione, ne è costellata di questi piccoli ma non insignificanti particolari. Allora, la prima cosa, la Madonna ci esorta, e ci esorta non poco, a imparare a dire grazie a è il primo punto fondamentale di meditazione. Appare una splendida umanità della Madonna. La Madonna parte da bambina per andare nel tempio, ma aveva dei ricordi fantastici nella casa dove era vissuta, perché tutta la vita della Maria, di Maria Santissima, fu una vita fantastica. E i primi 3 anni di vita, in compagnia di Santa Rocchina e di Sant'Anna, furono 3 anni fantastici. Ora doveva andare nel tempio, si fa, si taglia subito, non si sta a fregnare, a fare le lagne, si fa altro, perché il Signore ti chiama a fare altro, però si porta la custodia nel cuore e il ringraziamento di tutto quello che si è visto. Ecco, io tante volte ho già parlato con voi, quindi non mi dilungo troppo su questo aspetto, però noi dobbiamo fare sempre attenzione, guardate, ci dobbiamo fare sempre attenzione alla liturgia della Chiesa. Adesso che abbiamo la messa in italiano, il Concilio vuole che ci sia la partecipazione piena, attiva e consapevole, d'accordo? Ecco, quando sono successe queste cose tutti hanno festeggiato perché finalmente ai fedeli è data la possibilità di partecipare. Io spero che tutti partecipiate, perché ogni singola sillaba che viene pronunciata dal sacerdote sta sull'altare pesa una tonnellata. Io adesso sto facendo un ciclo di catechesi sulla del Buon Consiglio su Maria Mediatrice di Grazia. Una puntata sarà dedicata a leggere i testi della messa in onore della Madonna Mediatrice di Grazia, perché quello che la Chiesa fa nella liturgia, dovremmo dare i 5 occhi, avete visto l'elefante turco, grossi così. Se ogni volta che ci abbiamo la messa nel prefazio, sempre il sacerdote ci fa la testa così, è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. Io sento quella cosa e la devo mettere in pratica. Rendere grazie sempre, sempre, quindi sempre, qualunque cosa sia successa, bella o brutta, buona o cattiva, prospera o avversa, e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, grazie è la prima. Guardate che il Signore è contento che noi gli rendiamo grazie. E ogni volta che io, anziché di grazie, faccio un lamento, sbuffo o brontolo, è il contrario del grazie. Quando una persona vuole entrare nel regno della divina volontà, comprende, questo
facciamo sempre la frase di Papa Francesco, mettiamocelo bene in testa tutti quanti, che non si muove voglia, che Dio non voglia, cioè quello che accade, Dio lo vuole, lo permette, fin nel minimo dettaglio. Noi questo non lo possiamo vedere adesso, né possiamo comprendere come fa. Nostro Signore fa sempre quello che vuole, nonostante l'azione del mare, nonostante la libertà delle creature, perché se lo capissimo saremmo come Lui. Ma questo non può essere argomento di dubbio, capite? Quindi questo è un punto fondamentale del nostro esame di coscienza. I lamenti nella Divina Volontà non ci sono, scompaiono. Gli occhi alzati al cielo non ci sono, i brontoli non ci sono. Un esempio, se ci sono, stiamo ancora, la mia santa mamma diceva a carissimo amico, non so se conoscete questa espressione, a carissimo amico vuol dire stiamo ancora a parlare, non ci siamo. Alla prima parola di Dio, il mio caro cardinale Petrocchi, che va d'accordo con Papa Francesco, sapete loro, ci ho fatto numeria, loro fecero due prediche distinte. E Petrocchi disse, grazie, scusa, ti voglio bene. Papa Francesco adesso, grazie per questo e per favore. Il minimo denominatore è grazie, sono tutti grazie, sono cinque parole fondamentali, sono tutti quanti d'accordo, insomma, su grazie, perché grazie è la dimensione fondamentale della nostra vita. E dire grazie attira le grazie. Gesù si è lamentato quando ha guarito 10 lebbrosi, cioè, si è lamentato, cioè, è tornato uno solo, ma l'altro non sta. E non ha guarito tutti e 10. Ricordate gli scritti di Pisa, no? Gli uomini, tutti gli uomini, pure voi, pure io, sono tutti quanti ladri, ladri in continuazione. Noi stiamo adesso facendo, tu stai usando l'aria, stai consumando l'aria, tu, capito? Io, tu stai consumando l'aria non l'hai fatta tu, non è tua. Tu respiri perché l'aria qualcuno l'ha fatta e non sei stato tu a farlo. E hai mai detto grazie al Signore per l'aria che respira, il tuo cuore respira l'aria. Il tuo cuore sta facendo tump tump, mettete la mano qua, tump 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 tump, ma quello fa tump tump, perché ci sono delle leggi che fa tump tump, perché se non fa più tump tump, te saluto. Vabbè, se va al cimitero, poi l'anima sopraffirma, questa carcassa, se finisce di fare tump tump, è finita. Tutto si lavano, forse speriamo stamattina, speriamo che tutti stiamo in pace col sapone, non bisogna mai fare la guerra contro il sapone, ma l'acqua non è mica l'unica cosa che abbiamo fatto noi. Ah sì, ma l'acqua potabile una volta acqua latina, capito? Ma qualche parte la piglia acqua latina, capito? Non è che l'acqua non si fabbrica, sapete che non esistono fabbriche di acqua. L'acqua è un elemento naturale, non si può fabbricare. Si può fabbricare la Coca-Cola, si può fare vino, tutto quello che ti pare, ma l'acqua no. E chi dice grazie al nostro Signore per l'acqua che verrà? Noi siamo un mondo di ladri. C'era una canzone di Venditti che si chiamava Questo mondo di ladri. Tutti ladri. Gesù lo dice nei passi degli scritti. Questi che hanno tutti quanti sulle spalle mie, cioè, noi siamo tutti quanti parassiti, stiamo prendendo tutto quello che Dio ha fatto per lui e quasi nessuno dice grazie. Questa non è una cosa da niente, capite? Quando uno si mette a mangiare, tu non gli dici grazie al nostro Signore. Poi vedi che succede, capito? Grazie che mi sono svegliato la mattina, grazie che posso dormire, se non dovrebbe, ecco perché si dice rendere grazie sempre in ogni luogo, ecco perché la Madonna comincia, impara da me a ringraziare il Signore di tutto ciò che dispone di te. Il grazie poi si estende in continuazione, anche alle cose, grazie perché moglie mi ha fatto arrabbiare. Chi è che dice grazie al Signore? Perché mio marito mi ha trattato male, voglio vedere chi è capace di questa cosa, ma pure di questo bisognerebbe di grazie. Questo è il primo punto. Il secondo punto, ecco, qui c'è un punto un pochino tecnico, ma vedete, la Madonna parla della virtù conservatrice, attenzione, c'è sempre qualche passaggio un po' più, la Madonna era intelligentissima, era ed è. Ieri mi sono letto un passo di Maria della Magreda dove si parla dell'intelletto della Madonna, che è veramente qualche cosa di straordinario, no?
Ma la virtù conservatrice è questa, la spiega. Manteneva l'ordine di tutti gli atti miei piccoli e grandi, e come in atto dentro di me, come in trionfo suo e mio, sicché mai perdetti la memoria di un solo mio atto. Allora, il discorso è questo qui: quando si compie un atto nella divina volontà, la Madonna faceva solo questi tipi di atti, questo atto produce di per sé stesso felicità interiore. Comincia a avere una divina volontà, sa di cosa si parla. Poi Gesù, poi la parola non lo spiega. Allora, che succede? Io faccio un atto adesso e tra mezz'ora, l'atto di mezz'ora prima, generalmente me lo dimenticato. Se mi dimentico l'atto, perdo anche la percezione della felicità che in quel momento quell'atto mi ha dato. La Madonna aveva memoria di ogni singolo atto compiuto. Il fatto che noi non ci ricordiamo le cose non è una cosa normale, perché il nostro intelletto non è creato, vuol dire del vostro atto custode, se non è capace di dirvi ogni singolo istante della vostra vita cosa stavate facendo. Dice, che stavo a fare? Queste cose non succederanno mai, no? Ma se tu oggi vado a Parigi e dici, tipo, che stavo a fare il 3 luglio del 2001? Lui te lo dice, alle 3 del pomeriggio, te lo dice. L'angelo te lo dice, lo sa. Chi di voi sa dire che stava facendo il 3 luglio alle 15 del pomeriggio del 2001? Alzi la mano, non lo sappiamo. Ma questo dipende dalla nostra debolezza strutturale, non solo creaturale, ma dipende anche dal peccato originale. Da questo dipende. La Madonna, ricordando tutto, per la perfezione della sua immacolata concezione, però aveva anche la possibilità, che non immaginiamo, di godere costantemente, capito? Perché ogni secondo compiva degli atti in più, e quegli atti producevano la gioia. Pensate che arrivato a 72 anni, quando prima dell'assunzione, come stava? Con il ricordo attuale di tutti gli atti motivi di felicità contenuti in tutta l'esistenza. Si sa? E infatti i racconti rivelati dell'assunzione della Madonna, quando stava per essere assunta in cielo, stava talmente traboccante di gioia e di desiderio di andare a tornare a Dio e a Gesù, e ce la faceva proprio più. Lei aveva aspirato il nostro Signore dalla terra, dal cielo alla terra, e si è fatta aspirare dalla terra al cielo per l'intensità dei suoi desideri, non ce la facevamo più, c'è rimasta soltanto per forza del Fiat, se no mo che era partita in volo. Cosa succede questo? Non soltanto la gioia, mi dava tanta gloria e amore che mi sentivo regina, perché ogni atto compiuto di un volere ipso facto ti rende re di te stesso e del creato, quindi ti fa partecipare della potenza e della carità di Dio. Ma ogni mio atto fatto con la divina volontà era più che sole, ed io ero tempestata, sentite l'espressione, di luce, di felicità e di gioia, e mi portava al suo paradiso. Dopodiché, detto questo, e qui domanda per chi cerca di muovere i passi in questo mondo. Ah, questa è un'altra spiegazione. Cioè, quando vivo nella divina volontà, tanto quanto ti senti pieno di luce, pieno di felicità e pieno di gioia. Queste non sono luci, capito? Qui le balle non si possono raccontare, d'accordo? Le persone che questo lo vivono, in parte all'esterno si vede, perché si vede quando una persona è felice, luminosa e è gioiosa. Quando non lo è, sta ancora lontano. Cioè, queste sono equazioni matematiche, algebriche, capite? La divina volontà, leggevo un passo stupendo ieri sera del 23° volume, la divina volontà è la fonte della perenne felicità di Dio, capite? Se tu ci entri in contatto, è impossibile che tu non sia felice, è impossibile. Quindi se non sei felice non ci stai in contatto, c'è niente da fare. Capite? Non se lo trovo, se riesco a trovarlo al volo vi leggo questo passaggio, vediamo un po', vediamo se vado al volo,
Allora, sentite bene. La mia volontà da ciò che tiene, da ciò che tiene. Questo è il volume 23, 28 settembre 1927. E non ammette in essa cose anche mie che non le appartengono. Perciò l'anima deve entrare in essa nuda del tutto, se vuole vivere in essa. Perché la prima cosa che fa, sentite, il mio volere è vestire l'anima di luce, subito, abbellirla con abbigliamenti divini. Noi con tutte le cose che cominciamo a Natale, con tutti i grandi edifici vari, ecco, imprime sulla fronte il bacio della pace perenne, della felicità e della bellezza. Punto. L'umano non ha niente a che fare in esso, niente, non tiene né vita né uomo, e l'anima stessa sente tale ribrezzo di ciò che non appartiene al mio volere, che si farebbe ammazzare. Gesù dice più le canterebbe, metterebbe la vita, anziché prendere parte a ciò che non appartiene alla santità della mia divina volontà. Questo è. Allora la Madonna continua, parafrasando quello che abbiamo appena letto, dicendo: figlia mia, il vivere di volontà divina dovrebbe essere il desiderio, il sospiro e quasi la passione di tutti. Sapete, cioè, quando uno c'ha la passione, capisce più niente, no? Se uno c'ha la passione della Juve o del Milan, che fa quando uno sta fuori? Ma comunque va la Juve, va la trasferta, tu moglie sta a partorire, non fa niente, cioè la Juve va a trasferta a Mosca, tu devi partorire, infatti a partorire, cioè, per quando c'è la passione, capisce più niente. Quindi quella cosa viene, è l'oggetto principale dei desideri, delle aspirazioni, dei pensieri. Nelle passioni umane questo crea una montagna di disordini, non andate in giro che mi hanno preso la Juve o al Milan, da tutto il mondo, no? Ecco. Però fa questo esempio, la passione. E perché? Perché tanta è la bellezza che si acquista di bene che si sente. Chi è così matto che non vuole sta bene? O non vuole diventare bello, senza bisogno di le tinture degli odi sulle capocce, le maschere sulla faccia, poi gli estetisti poi si arrabbiano, capito? E tutti quanti gli amici, i primi, i brogli sulle mani, sul piede, queste cose qua. Non serve a niente, non serve, capito? Tutta paglia, capito? Che tanto poi va a finire nella monnezza tra qualche annetto, quando fratello pagherà il debito, quello purtroppo si deve pagare. Non ce l'interno ancora di una volta al peccato originale, al cimitero dobbiamo andarci. Gesù dice che alcuni di quelli che vivono di una volontà non si corromperanno i corpi, però al cimitero ci andranno. Quindi questo non ci si può fare niente, questo c'è la promessa della fine del mondo. Poi, come sempre, il paragone al contrario, tutto all'opposto della volontà umana, anche qui vediamo come stiamo. La virtù umana ha virtù, la volontà umana ha virtù di amare già la povera creatura, che ti rende amara la vita. Guarda, fai semplicemente uno studio. Quanto è amara la vita? Tanto è steso sul dominio della volontà tua, umana, e tanto non sta sul dominio della volontà divina. Ha virtù di amare già la povera creatura, l'opprime, quando si sente oppresso, o oppresso, o depresso. È la stessa cosa. Forma la notte, buio. Poi, attenzione, cammina a tentoni. Hai visto quando uno cammina a tentoni? Non si sa orizzontale, non sa fare discernimento, non vede bene le cose, né fuori di sé, né dentro di sé. Cosa più importante e più difficile, ma essenziale. Quando dice che la mia volontà è luce, che significa? Che Gesù è luce, che significa? E la luce del sole già risplende, e quando c'è buio accendiamo la lampadina, ma non ci serve la divina volontà per vedere con questi occhi. Per questi occhi ci serve la luce materiale. Di giorno ci ho già pensato alla divina volontà, che c'è il sole. La notte ci abbiamo pensato noi, ci siamo pensati la corrente elettrica, quindi non si tratta di questa luce. Che significa la luce? La luce è il discernimento sulla realtà. La luce è la capacità di vedere bene quello che Dio pensa, quello che vuole,
La luce soprattutto la volontà di vedere bene dentro di te il bene e il male, la radice profonda dei problemi, affrontarli, risolverli, cosa che quasi nessun essere umano fa, quasi nessuno. Io non lo so se ne conosco qualcuno che ha cominciato a farlo, sì, qualcuno che l'ha fatto proprio bene, 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 ci devo pensare. Sicuramente c'è, ma a flash italiano quindi viene. Cammina a tentoni, va sempre zoppicando nel bene. Bellissima immagine. Hai visto gli zoppi? Non è che fai male, lo fa qualcosa di buono, ma zoppica. Zoppica vuol dire che lo fa in maniera sempre molto imperfetta, quando lo fa. E framischiato con il bene ci sono una montagna di imperfezioni, una montagna di difetti, qualche peccato veniale, se tutto va bene, se non di peggio. E molte volte perde la memoria, attenzione, del poco bene che ha fatto. Voi sapete che c'è il proverbio popolare che dice: fai il bene, dimenticano, fai il male, ricordano. Ma non lo dice in questo senso una donna. Cioè, fai il bene, dimenticano, nel senso che non te ne vantare, non te ne fare bello. Però noi il bene che facciamo dobbiamo ricordarlo per darne gloria a Dio, e dobbiamo ricordarlo anche per comprendere. Questo è un processo fondamentale nel nostro discernimento. Se stiamo facendo dei passi avanti, cioè noi non possiamo passare il resto della vita a dire: ah, io sono fatto così, questo è il mio difetto. E c'è una cimitero, questo difetto. Non esiste niente di irreversibile nella nostra esistenza, non c'è niente di non cambiabile. Ah, io su questo difetto l'ho fatto così. In ad oggi tu continui a essere così, se vuoi essere così. No, 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 io non voglio essere così, non voglio, lavoraci. E non ci riesco, no, no, non ci riesco, non esiste. Non vuoi farlo, non usi i mezzi per farlo, non ci riesci. Capite? Quando la Chiesa si mette nella bocca la sacra liturgia, confesso a Dio onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, e omissioni. Omissioni vuol dire quello che tu potresti fare, dovresti fare e non fai. No, io non ho fatto niente di male. Il Santo Padre dice: va bene. E cosa hai fatto di bene? Mica dice: padre, non ho fatto niente di male. A parte il fatto che il padre non ha fatto niente di male, c'è l'ottavo sacramento, perché non è che non l'ha fatto, non lo vedi. Capito? Io ogni tanto vedo di lui, guarda, quando dici così, già devo confessare, la mia superbia mi rende cieco, perché non è che non l'hai fatto, è impossibile che non lo fai, non lo vedi. Ma cosa hai fatto di bene? Ah, io sono fatto così, cambia. Non abbiamo una vita ineluttabile, irreversibile. Sono fatto così, così sono andato e così muoio. Ma chi l'ha detto questo? Dove sta scritto? Non si è scritto da nessuna parte. Allora, ultimo punto di meditazione, penultimo anzi, questo è grazioso. Allora, la Madonna parte e si fa sul viaggio da Nazareth al Tempio, una bella camminata. Allora, questo non ci deve stupire, perché noi abbiamo avuto dei casi eclatanti nella storia della Chiesa. Io ho sempre detto, io questo è un pallino mio. Secondo me San Francesco non le sapeva tutte quante queste cose in questi termini, però dentro un pochino c'era entrato, così come con i grandi santi. San Francesco parlava con un certo, come voi pensate, con qualche autore moderno francescano nazionalista, che San Francesco non parlava con uccelli, ma c'erano, non mi ricordo, una volta essi una cosa, e le cicale che cantano di notte. Allora poi gli autori l'hanno interpretata con il fatto che San Francesco ci parlava insieme. Lessi qualcosa del genere, ma che voi ci credete che, come sta scritto nelle fonti francescane, che San Francesco parlava con l'uccello? O che andava a lui e gli ha detto: senti signor Lupo, facciamo due chiacchiere, non ti mandiamo i buddisti a poi sporarci gli abitanti di Minghi, ci penso, loro faranno, facciamo, loro te danno la mangiare, mi impegno io, ti porto lui, tu però fai bravo, non ti mangia nessuno, d'accordo? Gli ha alzato la zampetta e gli ha dato la mano.
Ci credete o non? Sta scritto questo qui, O pensate, come pensano tutti quanti gli intelligentoni del XXI secolo, ah, ma queste sono leggende, sono retinate. E come accade questo qui? Cioè la pace tra l'uomo e la creazione. L'uomo ridiventa il signore della creazione. Il lupo gli obbedisce. Gli uccelli non hanno più paura, hai visto gli animali? Questo giorno è comparso un micetto a casa mia, che abbiamo raccontato, quello c'ha paura, perché farlo avvicinare, perché ha istintivamente paura, anche se tu gli do da mangiare, prima che si scioglie, continua a rimanere un po' diffidente, capito, che dice, ma questo uomo mi darà una bastonata o mi darà un'altra volta da mangiare? C'hanno paura. E perché c'hanno paura? Perché c'ha paura di me? Io dico, senti, perché c'è paura di me? Io sono amico di quello che ti ha fatto, perché c'è un problema, quello non lo capisce, perché c'è questa cosa. Nella divina volontà questa cosa non c'è più. Qui la Madonna racconta che gli enti creati, il sole, il vento, dove lei sentiva il palpito della divina volontà, aveva imparato a riconoscere gli atti della divina volontà nella creazione, che è un punto fondamentale, questo è un modo di pregare fondamentale, lo conosciamo più o meno tutti nella divina volontà. Quindi vedere la divina volontà che opera nel sole che ti illumina, le stelle che stanno nel cielo, il vento che soffia e la pioggia. Immaginate quando uno fa un bel giro nella pioggia e mette un ti amo per il Signore, per quante gocce di acqua sono cadute sulla terra da quando c'è stata la creazione del mondo all'ultima pioggia che si è parata. Chi è capace di dire quanti ti amo ha detto con un conto, quanto semplicissimo del genere, il nostro Signore alzi la mano. Ma guardate quelli che arrivano tutti quanti, Capite? Significa che ogni goccia d'acqua che cade dalla creazione fino alla fine del mondo, quella goccia di acqua c'è il tuo ti amo che sale a Dio e ti ritorna con gli interessi. Perché ogni atto di questo, capite, fa subito, quindi parte con una freccia e ti ritorna con una pioggia, sempre. Capite che significa farlo? Non è la stessa cosa, che non è una pia meditazione, non è così. Queste sono operazioni spirituali, sono operazioni potenti ed efficaci. Allora, sotto i miei passi, il fiat che regnava in me comandò la creazione tutta, che come vero la nascondeva, la divina volontà, che tutti si inchinassero e mi facessero gli onori. E tutti si inchinarono dandomi segni di sudditanza. Per vedere il piccolo perlino del campo, cioè, a un certo punto la Madonna, che era una Madonna che piaceva le sceneggiate, nelle cose appariscenti, ero costretto a comandare che stessero loro morti, diciamo, non facciamo sceneggiate, mi date il vostro tributo senza muovervi in silenzio, cioè provate a immaginare che stava succedendo, che succede, che facevano questi signori, capito? Voi sapete che c'è la scena pure, l'abbiamo vista adesso a Manciano, dell'asino che si è ginocchiato davanti al Santissimo Sacramento, questo, no, nostro Signore, con molte cose, l'asino che si ginocchia davanti al Santissimo Sacramento. Gli avrebbe messo un bell'asino dentro le schiese adesso, ogni volta che quando si fa la consacrazione resta qualcuno in piedi, gli dice guardate che l'asino si è ginocchiato davanti al nostro Signore, chi non si ginocchia è più stupido dell'asino, ok? È meno intelligente dell'asino, nessuno è contento quando dice asino, è un'offesa dire una persona asino, non si dice, però l'asino si è ginocchiato davanti al nostro Signore, tu ti ginocchi, ti ginocchi sei meno dell'asino. Lo sapete, è un miracolo della famosa ostia fritta con l'asino che si è ginocchiato. Ecco, poi c'è l'ultima cosa. Ora ascolta la mamma tua, dimmi, e questo è detto a ciascuno di noi, nel tuo cuore senti la gioia, la pace profonda e per tutto, e il distacco da tutto e da tutti, da tutto sono le cose, le situazioni, e da tutti sono le creature, chiunque esse sia, e il coraggio che tutto puoi fare per compiere la divina volontà, queste quattro cose, la gioia e la pace, il distacco da tutto e da tutti, e il coraggio, cioè io per riuscire a entrare faccio qualunque cosa, a qualunque
Ma poi attenzione, che se dice il nostro Signore qualunque, se poi dici sì, questo, no, 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 questo, proprio questo. Allora, la pace, il distacco e il coraggio formano, attenzione, il vuoto dell'anima dove comprendere la vostra volontà di Dio. Cosa significa? Rovesciamo. Se non c'è la pace, se non c'è il distacco da tutto e da tutti, e se non c'è il coraggio, la divina volontà dentro di te non verrà regnare, non trova posto. Adesso a Natale vi rifletterei con Gesù, non ha trovato posto nell'albergo. Se non ci sono queste tre cose, non c'è posto. E bisogna fare attenzione, perché alla pace, sì, noi possiamo fare attenzione alla pace entro certi limiti, perché se senti il turbamento interiore, quindi alla pace non dobbiamo fare attenzione a conservare la pace con tutti, ovvero sempre non avere mai fonte di tensione con nessuno. Se qualcuno ce l'ha con noi, sempre provare a riconciliarci, cioè noi non abbiamo nemici, c'è qualcuno che potrebbe anche non parlarci o non volerci, ma dipende solo da lui. E lui deve sapere che la porta del mio cuore è sempre aperta. Se no questa cosa non c'è in noi, capito? Non ci sta. Solo che per quanto riguarda il distacco e il coraggio, questi in parte dipendono da lui. Perché il coraggio dipende da te e dipende da quanto hai a cuore una certa cosa. Perché se una cosa ce l'hai veramente a cuore, tu fai qualunque cosa per poterlo. Ho detto tante volte che nella vita della divina volontà è stata vista da molti autori adombrata in quelle due parabole del tesoro nascosto e della perla preziosa. Se uno trova il tesoro nascosto, lo trova, vende tutto, pure ti prende tutto. Se uno trova la perla preziosa, vende tutto, pure ti prende. Quindi questo è il coraggio. Poi c'è il distacco da tutti e da tutti. Se c'è anche un piccolo attaccamento così a qualche cosa di creato, questa è dottrina antichissima, non ci voleva così. La divina volontà dentro di te non ci deve. Ci deve essere il vuoto. Attenzione che il distacco non vuol dire che non fa bene a tuo marito, a tua moglie, a tua figlia. È un fatto interiore, è uno stancamento. Uno lo capisce benissimo quando è attaccato o non è attaccato a una cosa o a una persona. C'è anche un esercizio per fare questa cosa qui. Ti metti davanti al Signore e dici, sei disposto a dargliela subito quella cosa, rinunciarci subito. Ma sul serio, uno c'ha un figlio, il mio figlio se ne va con un demone, va in Alaska e non lo vedo più per tutta la vita, felice e contento con la moglie più bella del mondo, con 30 bambini, ma io sull'altro la terra, per esempio, non lo vedo mai più. È una sofferenza grande per un genitore, non è detto che il nostro Signore te lo chiede, ma nel cuore il distacco è, capite, perché il distacco significa ricevere tutti i beni che noi abbiamo, non vedo dire il Signore te li dà se, quanto e nella misura in cui ti fanno bene. Se ti vanno male, dispone lui di, capite? Voi immaginate che qualcuno entra bene in questa cosa, anche una cosa brutta, che può essere, pensate all'esperienza di una madre che perde un figlio. Io lo sapete benissimo, che l'ho conosciuta più di qualcuno, capito? Quale madre riesce con un dolore immenso che prova a dire sia fatta la tua volontà, se questo è successo, ci deve essere per forza un bene, il nostro Signore l'ha permesso per un bene. Chi ci riesce a farlo? Però questo è, capite? Questo è proprio il distacco profondo evangelico. E se il figlio non lo prendi, è come se l'avessi perduto. Non so se riesco a farmi, cioè ce l'ha, gli dai tutto l'amore di questo mondo, prendi tutto quanto l'amore di questo mondo, ma non come cosa tua. L'attaccamento è il considerare qualche cosa come tua proprietà che ti appartiene, ma chi te la tocca? Questo non va bene. Ma non è che non va bene, il nostro Signore sarebbe contentissimo che te va bene, perché se tu fai così non avrai il possesso dei possessi, che è Dio nel quale tutti i beni si trovano e sono contenuti per essenza. Questo i maestri di spirito hanno insegnato da sempre, quelli che parlavano della via che conduce all'unione con Dio. Allora, se tu sei questo uomo, prende posto la divina volontà, attenzione, ed essa essendo intangibile di ogni pena, intangibile di ogni pena.
porta la festa perenne della creatura. Intanto voglio dirti, magari fosse sempre domenica, vuoi che sia domenica? Sempre domenica. Dice, ma la domenica è il giorno di festa, è quel giorno che facciamo nessuno. No, la festa è sempre. E si dica, sai, ogni giorno che tu ti svegli è festa. Ogni giorno che vieni è festa. Se vieni così, non può essere altro che così, perché ripeto, la divina volontà non è altro che il motore dell'amore e della felicità di Dio stesso. Se questa entra dentro di te a regnare, tu vivi così. Se non vivi così, dentro di te non regna. Non regna perché dici poi grazie, non regna perché sei ancora attaccato a qualcosa o a qualcuno, non regna perché non stai in pace con tutti, non regna perché non la consideri la cosa più importante, perché faresti qualunque cosa, il coraggio. Speriamo che questo santo avvento, ecco, la prima cosa è dirlo alla Madonna, dimmi che vuoi vivere di volontà divina, attenzione, dentro questo rito, io non posso dire, voglio vivere di volontà divina, ma rimanendo attaccato a tutto. Qualcuno dice, ma è facile o difficile vivere la volontà divina? Facilissimo o difficilissimo? Capite? Cioè, però non basta chiacchierare, capite? Dire, voglio vivere di volontà divina, qualcuno dice, voglio diventare santo? Dì che il nostro Signore diventa santo. Cioè questo va bene, è chiaro che nessuno diventa santo se non lo vuole. Ma non basta volerlo come, capite, come velleità, vorrei. No, voglio e uso i mezzi. Voglio dire di mia volontà, voglio e uso questi mezzi. E d'accordo? E se ci sta da fare qualche intervento, qualche operazione chirurgica, si fa tranquillamente. Perché il bene che ci aspetta è grande e nessun sacrificio è troppo impegnativo o vano. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.